Il buongiorno, mie amate bussole. Scusate un po' la voce, ma Dante dal nido me le porta a casa tutte. Voleva salutarvi mio marito? Ciao a tutti, io amo tanto mia moglie. Non vedo l'ora che nasca il secondo figlio. Siamo qui per un nuovo episodio di Super Nanny, che io però chiamo SS Data, ma solo per farvi capire, perché molti di voi conoscono SS Data, ma non conoscono il titolo nuovo Super Nanny, e quindi lo chiamo così. Terzo episodio, tra l'altro i primi due sono andati benissimo, vi è piaciuto da morire. Ah, mi è arrivato un calcio fortissimo. Spero di partorire il più presto possibile, perché io non ce la faccio più. Cosa dici, amore? Lo spero anche io, non vedo l'ora di conoscere il mio secondo figlio. Questa qua è la mia spalla di oggi, come potete vedere, è proprio lui. E se sentite rumori e vedete cose strane, è mio marito dietro che lavora. Quello finto, perché è quello vero, ovviamente, questo qua. È bravissimo, ragazzi, non rompe mai le balle. Una cosa terribile che voglio dirvi è che lo scorso video, se vi ricordate, c'era questa mamma fantastica di quattro bimbi, di cui due gemelli. Uno di loro purtroppo è venuto a mancare per una malattia, da quello che ho visto, perché mi ha scritto lei, ma poi era brutto, quindi ho guardato il video su Instagram, e quindi condoglianze a questa mamma, che però mi ha scritto un commento bellissimo, che lei è stata felicissima nel rivedere questo episodio, quindi questa cosa qua mi ha fatto molto 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 piacere. Adesso lasciamo questo velo di tristezza chiuso in un cassetto, andiamo avanti con la prossima reaction, che non ho la minima idea di chi sia, quindi la scopriremo insieme. Iniziamo con la famiglia Fico, che già dal cognome mi stanno molto simpatici, saranno dei fichi. Sto andando verso Brescia, e precisamente Brescia, Palazzolo sull'Oglio, per incontrare la famiglia Fico. Palazzolo sull'Oglio. Conosco perché facevo qualche gara sportiva. Che è composta da papà Juanito, papà, mamma Valentina, mamma, e piccoli Caterina di 5 anni e Cristian. Caterina e Cristian. Mi sembrano così buoni e faccioconi. Come fanno ad aver bisogno di una tata? Mi sembrano così carini. Valentina è commessa e papà Juanito è un bravissimo pizzaiolo. Juanito! Amore, Juanito messicano? Amore! Amore! Juanito messicano? E che ne so? In Coco non c'è Juanito? Sì, lui lo chiama Juanito. E quindi sarà messicano? Papà. Va bene. Sì, è messicano, amore mio! Avete visto quanti complimenti mi fa oggi mio marito? Non sono abituata! Allora, ho 3 secondi e ho capito perché ci vuole la tata. Il problema è la bimba, non lui. Noi siamo la famiglia Fico. È una famiglia molto vivace, ci vogliamo tanto bene. No, non è per niente messicano, è italianissimo. Anzi, è super carino. Cristian è un bambino molto vivace, molto fantasioso, molto dolce, ma allo stesso momento molto responsabile. Ma no, è un patatino bellissimo, questo bambino è bellissimo, è fantastico. Iniziamo a far matematica, dai. Iniziamo a far matematica, svenuto sul pavimento. Ok, bravo bimbo. Vediamo la piccola. Fa un po' la diva. Cocodè! Esibizionista. Esibizionista. Si atteggia, si diverte così. Juanito è un papà sia autorevole. Tu puoi fare un disegno, tu Cristian, ti do un po' di cartoni che li prepari? Bisogna svegliarsi un attimino prima. Giocare il lone quando il tempo e la voglia glielo permette. Una famiglia che di base, senza averla conosciuta, mi piace tantissimo. Mamma, papà, figli. Non è troppo buona, perché le regole ci sono e le fa valere. Giusto? Prima i compiti. Giusto? Dai, sì. Mi ero ripromessa di non farti. No! Però alla fine mollo. Non riesco a farmi ascoltare dai miei figli. Non ridere, non sto scherzando, io non sto ridendo.
Guarda, veramente, adesso ti prendo per un orecchio. In quei momenti in cui io non arrivo, loro non mi ascoltano, basta la voce del papà e allora devo ammettere magari la sconfitta. Ed è per questo che abbiamo bisogno della super nanny. Questa mia prima giornata nella famiglia Fico sarà dedicata all'osservazione di come vanno le cose in famiglia. Ok, giusto, perché lei fa tipo 3 giorni. Il primo giorno osserva solo senza praticamente dire niente. Cioè magari dà solo qualche piccolo consiglio, ma lei osserva. Zia! Oh, buongiorno! Entri pure, al primo piano. Grazie. Che bel bau! Buongiorno! Benvenuta! Grazie! Si accomodi. Benvenuta! Allora, come siete belli! Grazie! Andiamo a vedere questa bella casa. Ma guarda che personaggio! Che bel bau! Adesso però io devo parlare prima coi grandi, coi vostri genitori. Per cui magari voi bambini potete andare a giocare un po' in cameretta. Ma mamma, mi porto in camera. Ecco, bravissimi. Facciamo 2 belle chiacchiere qui. Belli comodi, caldi. Al caldino. Volevo un po' capire prima di tutto come mai avete chiesto il mio intervento. Perché era curioso riuscire a capire come un occhio esterno possibili errori, sbagli nostri. Molto intelligente la mamma, cioè mi piace molto come ragiona. C'è da dire anche questa cosa. La tata non è giovincella, quindi per me durante questa evoluzione degli ultimi 20 anni sono anche cambiati un po' i metodi educativi. Quindi probabilmente in alcune cose io non mi riconoscerei in lei, cioè capito quello che intendo? Cioè esempio stupido, per molti è sempre stato lo schiaffone educativo, per me non lo è. Adesso lei non ha mai detto niente di non alzare le mani, quindi non sarà il suo caso, però 20 anni fa era normalissimo, adesso sta fortunatamente diventando non più così tanto normale. Cambiano, cioè con il tempo cambiano le cose. Solo che non si riescono a capire quando sei tu il diretto interessato. Non verissima questa cosa che ha detto. Si improvvisa, si pensa di far giusto. E quindi questo va bene. Allora, però adesso io vorrei sapere da voi, Christian, che bambino, che persona è? È un bambino iperattivo. Non mi sembra invece. Esuberante. È un po' una macchietta, ecco, cioè io lo vedo un po' come un po' un personaggio. A scuola come si comporta? Va bene? Sì, sì, a scuola va bene. Però dico il comportamento. Ma che bravo che è. Corretto, che non la vedo proprio così positiva. Secondo me l'eccellente non bisogna. No, non è che pretendo. A ricercarlo, no, appunto. Quindi già quando uno è sostanzialmente corretto, anche il genitore, certo, secondo me, si dovrebbe accontentare. Io questa cosa non la riesco a capire. Sono bambini. Sono bambini. Invece, ecco. Caterina. Caterina sembra quasi più grande della sua età per certi versi. È quella del papà. Ma compiacermi, quindi quando fa un po' la donnina, cerca proprio di farmi vedere che c'è, insomma, mi può dare una mano. E tu? È la mia paura della figlia femmina, ragazzi, è troppo sveglia, troppo furba, troppo grande. Come la vedi? La vedo una bambina molto molto furba, che sa il fatto suo. L'ho appena detto. Può arrivare, sa cosa può ottenere, sa le nostre debolezze e poi è un uragano, vuole 1000 attenzioni, vuole tutto ciò che vuole, devi darglielo. Ci sarà sbagliato. Molto, molto molto da lavorare. L'impressione che ho avuto dalle risposte dei genitori sui propri figli è che ci sia una disparità di vedute tra i due. In che senso? Mi permetterà di osservare come si comporta Valentina con i propri figli nella maggior parte del tempo. Cioè, cosa intendeva? Intendeva che la mamma ha un carattere diverso quando c'è il papà? Non mi è chiara questa cosa. Cosa che vuoi? Ah, momento aperitivo? Caterina, la divertente di turno, pretende di farsi un aperitivo. Te lo metto in un bicchiere. Un aperitivo? Ok, a 5 anni. Il crodino. Da lì? Sì, lo bevo da qui. Va bene. Ok. Beh, può essere una cosa simpatica ogni tanto. Te lo metto in un bicchiere. Dai! Guarda che bello! Iniziamo con i capricci. Perché ti devi arrabbiare, devi sempre virla vinta tu. Dai!
Allora, un'altra cosa che c'è sempre da dire, che dico in ogni reaction, ricordatevi che stiamo facendo un programma televisivo, quindi certe scene magari devono essere un po' enfatizzate o girate per forza. Esempio stupido: questa bimba voleva bere il crodino nel coso di vetro, magari avrebbe potuto comunque berlo nel coso di vetro, ma per farla capricciare un po' hanno dovuto metterlo nel bicchiere, quindi giusto per farvi capire un po' come gira la televisione. Poi magari era veramente così, la mamma non voleva che bevesse nel vetro perché il beccuccio è troppo sottile, non per il vetro, perché anche questo è un bicchiere di vetro, però io la vedo un po' così. Sì, guarda che bello, fallo vedere a Christian, digli guarda cosa sto bevendo, come i bicchierini del bar. E dai, andiamo, vieni, dai, ma e guardala, oh. Lei sta parlando a vuoto da un quarto d'ora. Esempio stupido, cosa ti farebbe fare la mente? Rimettere il crodino nella bottiglietta, che però trovo sia sbagliata, perché potrebbe essere dargli la vinta, che è probabilmente quello che io farei per farlo stare zitto, quindi sbaglierei. Però ha logica. Non sa come reagire, in modo che la bambina impari che ci sono cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Ti vai a giocare con Cri, che l'abbiamo lasciato da solo. Dopo il dissetante ristoro, Caterina è di nuovo piena di energie da sfogare. Cri, Tony, ti devo fare le rincorse. Ma perché? Le rincorse? Sì, perché non ho... Deve sfogarsi, lui gioca con il Lego, amore. Spostati, che devo fare? Tre mischi? Sì. Dove sei? Non mi importa. Ah, ciao! Ho costruito uno sgabuzzino, un tipo di casa mobile. Tipo... Ale, questo bimbo come te, lui costruisce uno sgabuzzino con i Lego. Per fare il saetto. Poi, sai che cosa facciamo? Però li dobbiamo... Basta! Perché li rompere le balle a tuo fratello? Vai, è ancora... Va! Sì, è lei il problema, eh? Problema tra virgolette, ovviamente. Basta! Smetti, lo tormenti. Dai, che si è offeso, è andato via. Mi sta venendo da piangere. Povero patato. Estremamente riservato. Che amore. Completamente le sue emozioni. Quindi, invece di esplodere, si ritira in sé. Ma che bravo! Questo potrebbe essere dannoso anche per il suo futuro, nel senso che di fronte a qualsiasi persona prevaricante, lui, invece di difendere se stesso, cede all'altro. Cosa state combinando? Sì, potrebbe essere un problema specialmente con, dico sempre io, con i bulletti. Quando succede qualcosa dovete dirlo, tirar fuori il coraggio, invece lui accumula, si mette in un angolino. A quest'ora mi faccio un po' di pasta in bianco col formaggio, vi sta bene? Yeah. Basta. Pasta in bianco piace a tutti i bimbi. No, mi dispiace per te. Dopo mangi? Dopo non mangi più. Mannaggia. La mamma gliele dà vinte tutte. Quanti? A parte che la pasta è pronta. Sugo? No. Voglio il sugo. Ma ti aveva detto che era... Sicura? Vabbè. Ma la sta mangiando? Questo è quello che abbiamo fatto noi, con i pomodori dell'orto. Mangia piano, Christian. Guarda che dopo non ce n'è più, Fai un giro del tavolo, cerca di mangiare piano. Cosa vuol dire fai un giro del tavolo, cerca di mangiare piano perché dopo non ce n'è più? Anche questa cosa mi turba un po', non riesco a capirla. Non è che si mangia più lenta... Cioè più lento, poi ha meno fame. Questo pasto per Christian è veramente deprimente. La sorellina invece viene accontentata per tutto. È assurdo. Cri, puntualmente, quando devi andare a letto, non vuoi mai. Dai, non nasconderti. Forza, vai a letto per favore, Cri, perché è già tardi. Dai, io e la Kate andiamo a fare due coccoline sul divano. Anche questo è sbagliato, perché il bambino sta lì da solo e la piccolina va sul divano. Cioè, che ora che papà arriva, ciao. Dai, more, dai. Quindi papi lavora tanto. Ma lui, ma quanto è bravo, col libro. Fai la brava, Kate, su, more, dai. Ma che bravo patato.
Quindi la bimba si addormenta sul divano con la mamma e lui da solo col libro. Mi piace molto anche vedere questa andata a letto. Sì. La bimba viene coccolata, il bambino praticamente quasi neanche un saluto. Terribile, sì. Ieri arrivando a casa Fico ho notato che ci sono diverse problematiche sia al papà, dei pasti, sempre al lavoro, povero, quotidiana relazione Kinder Pinguì, anche io ne ho mangiato uno questa mattina, l'uno con l'altro. Un bambino deve cominciare la giornata non col Kinder Pinguì, colazione idonea alle sue necessità. Sbrighiamoci. Allora, Christian, vestiti. Dai, che se no. Che le merendine, capisco che nella velocità sono più comode. I cancelli della scuola, Tieni la manica, Cathy. Devi vedere che ore sono, insomma. Siamo per uscire, quasi. E sei ancora col pantalone del pigiama. Sei sicuro di aver fatto tutto per la scuola, di aver preparato tutto bene? Dai. Il sottofondo è l'ansia assoluta della mamma. Ma gli ha fatto delle domande. Non certo serenamente. Ma no. Bravissima, brava, brava. Porto a scuola a te e lui lo porto. Quindi a lei complimenti e lui no. Indietro con Christian. Dai, che tanto. Ma perché? Perché? Scusa un attimo, vieni qua. Ho notato tutto sommato che anche la colazione è problematica, nel senso che mangiano delle cose subito dall'inizio che non gli vanno bene e gliel'hai messa lì tu. Sì. E poi c'è questa costante attenzione alla bambina e non a lui. Oh, sono bravissima però a riconoscere gli errori, cioè a furia di guardare queste cose ormai sono bravissima. Tu privilegi decisamente lei. Probabilmente il fatto che Caterina sia femmina e che abbiamo quella complicità alla fine da donne, ecco, forse quello mi porta senza il forse più protettiva verso di lei. Ah, andate a dare un salutino a papà, se no magari non so se lo vedete poi fino a pomeriggio o sera. Mamma mia, poverini. Cioè, poverini, la vita è così, per amor del cielo. Veloci, per favore mi apri il cancello, Christian. Cosa fai di buono da mangiare? Pasta. Per accontentare tutti, pasta. Certo. Giusto, la cosa più buona del mondo. Cristian, avete corretto i compiti con la maestra? Sì. Cosa ha detto? Siamo stati tutti bravi. Bene, dai. Ciao. Ciao. Com'è andata a scuola? Tutto a posto? Sì. Quindi bacioni a lei e a lui. Olive. A lei piace l'olive? No. No? Vabbè, dai. Tre. A Natale alla piccola un cesto di olive gigante. E lui cosa che sta mangiando, merendine? La porzione di oggi. Ok. Christian, mangia piano. Bello, dai. Quello che ti ha letto la prima. Stanno guardando George. Sì. Sei sempre seduto storto, mettiti dritto. Carina lei, ricordati cosa ha detto la pediatra. Notando che Christian sta mangiando benissimo. Posso parlarti un attimo? Certo. Di là? Ho osservato bene questo pasto così. Ok. Allora, spesso, soprattutto con Caterina, tu acconsenti a delle cose di cui magari il momento prima avevi detto. Olive? No. Ok. Per esempio lei dice voglio le olive, eccola. Dici no, poi prendi e gliele dai. Allora se no, è no. No. E poi con Christian è un continuo criticare. Con lei accetti tutto, non solo, ma lei si permette di criticare il fratello. È vero. Ricordati la pediatra. Tu pensa per te. È troppo frustrante per Christian. Amore. Beh, dai, l'ha solo aiutato che stava storto, però. Le cose che deve mangiare lui sono le stesse che deve mangiare lei. Perché fa male anche lei mangiare troppi pasticci. Ha detto le cose che ha visto che sono vere e purtroppo quando te le dicono in faccia fa abbastanza male. Vero. Mi sono sentita inadeguata e mi sono sentita in colpa. A me dispiace perché... io lo adoro, nel senso, alla fine poi è il primo figlio. Certo. Quindi... Certo. Però si vede che i tratti diversi. Boh, penso che probabilmente... Cosa sta girando l'aria? Ma no, non è colpa tua. Questo
Questa è la mia paura, che ho sempre detto, di prediligere un figlio rispetto all'altro, che molti dicono no, non è vero, non è vero, ma molti invece dicono di sì. E per me questa è un po' la prova. Questo non vuol dire non amare i figli, cioè li ami alla stessa maniera, ma li tratti diversamente in base ai loro caratteri e alla loro compatibilità. E secondo me è importante che il metro sia uguale per tutti e due. Invece con Christian è un continuo, no, ma quello no, quell'altro sì, quell'altro no, però domani... diventa un tormento la vita. Andiamo di là e ci prepariamo un bellissimo menù che vada bene per tutti. Giusto. Seguire un'alimentazione corretta è senz'altro più difficile per i bambini che per gli adulti. Certo. Per aiutarli si possono proporre sempre cibi sani e golosi in maniera divertente. Una fettina di pane con un velo di cioccolato sopra. Un velo. Il prosciutto ti piace? Di mattina il prosciutto no. Miele? Il miele sì mi piace. A mezzogiorno? Miele bleh. La domenica c'è il papà che porta a casa lo spiedo. Ah beh, allora. Pesce sì che mi piace. Pesce va benissimo. Il menù che mi sta suggerendo la Nanny è interessante, insomma devo provare a vedere se effettivamente riesco a mettere in pratica. Polenta e latte buonissimo. Polenta e latte? Che schifo è polenta e latte? Ah, c'è le cuffie. Che schifo è polenta e latte? Ma no, amore, è buonissimo. Ieri ho provato a portare alla famiglia Fico un cucchiaio di equilibrio. Sarà stato sufficiente? Oh, dai. Pensavo un cucchiaio di Nutella. No. Oh. Questo non si fa però, L'ho spezzato. Cosa succede? No, no, questo non si fa, questa è cattiveria. No, Katy. No, questo no, Katy. Ma scusa un attimo. Ho fermato un attimo l'immagine, guardate questo libro qua. Ce l'abbiamo anche noi, ce l'avevo io quando ero piccola, gliel'ho comprato anche a Dante, la grande enciclopedia di Richard Scarry. No, ma perché devi sempre prendere i giochi di tuo fratello? Ah? Non ci è rimasto malissimo. Scusa. Ma non devi ridere, gli dici sempre scusa ridendo. Non esiste questa cosa. Ti prendo per un orecchio. Non salire lì sotto. Caterina, scendi. Non esiste. Scendi, ti ho detto, smettila. I due fratelli litigano. I ruoli sono sempre gli stessi. La smetti di rompere i giochi di tuo fratello, sì o no? No. Caterina. No! Ma assolutamente prepotente. Pazzisco. Sicura di essere sempre la padrona della situazione. Adesso succede che quello diventa mio. No, è mio. Basta. No, 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 no. Questo qua adesso è di Cristian. Attenta che c'ha ragione, tu gli hai rotto il suo e lui si prende il tuo. Sistemarlo, io già non ci capisco niente di questa cosa. Non si può aggiustare in casa. Smettila! È evidente. C'ha ragione. Che Caterina non ha il minimo rispetto dell'altro né delle cose dell'altro. Caterina è piccola. Quindi... Piccola non vuol dire stupida, però. Io un abbraccione forte, forte. C'ha ragione. No, non esiste. Ricordate cosa ha detto la Super Nanny? Sì. Marmellata? Come no? Almeno un assaggio. Buono quello col miele. Vedrete come sarete più forti con queste cose buone. Di vero, sta dicendo una cosa molto intelligente. Io non l'ho neanche assaggiato. Un cucchiaio di tutto. Già, Caterina, un cucchiaio di tutto. Amore. Un morsino, su. Bravissima. È dolce. Vedrai che adesso le piace. Ah, ecco, le piace, ma non voleva dirlo, Non ci credo. Io. Che furba. Finalmente posso vedere una colazione sana e tranquilla, degna di questo nome. Voglio scambiare se non butto giù questo. No. Ma che cosa vuol dire voglio scambiare se non butto giù questo? Hai il cappello? No, mi ha la cuffia. Non funziona così questo gioco. Vabbè, ma è piccola. Tu torni a casa tardi. Però se tu riuscissi a aiutarmi di più, cioè
cavolo. Se tu mi dici ho bisogno che tu mi aiuti a fare questo, io non ti dico di no, non ti ho mai detto di no. Ma non devi devi accorgertene. E poi arrivano loro o comunque sia. Beh, è tutto va in disordine. Che gli si dà. Sei tu a casa con loro, se non gli mi ascoltano, dai non ti ascoltano. Non mi ascoltano. Fatti una domanda, non datti una risposta. Non so cosa se devo non ti farci. Ascoltano. Boh, mi sento presa in giro alla se fine. Se ti serve aiuto, basta parlare. Probabilmente spesso non c'è dialogo. Io tante volte, piuttosto di continuare a dire fai quello, ho bisogno di quello, ho bisogno dell'altro, poi magari mi dice adesso non posso, adesso è tardi, devo scappar via, sto zitta e me li faccio per i fatti miei. Io sono casa lavoro. Quando è l'ultima volta che sono uscito, sono andato al bar a fare l'aperitivo con gli amici. C'ha ragione, cioè capisco quello che dice. Però ti sei tolto lo sfizio della moto. Vabbè, ma cosa vuol dire? Un po' di giri in moto, io ero a casa con i bambini. Però non puoi prima dire una cosa e poi venire a dire che beh, però tu sei andato. Ha ragione, ha ragione anche questa cosa. Prima che non volevi. Sì, io sapevo che tu ci tenevi a questo viaggio. E quando sono tornato, cosa ho fatto? Ho chiuso ancora tre giorni la pizzeria e siamo tornati al mare con i bambini perché mancavano anche a me. Insomma, non è che mi sembra un buon papà. Assolutamente sì, anche se lavora tutto il giorno. Sta venendo fuori. Plateale, quello che io sospettavo. Quanto può essere? Non c'entra niente, brutta la giacca che ha addosso. Tra i due, cioè direi quasi rancore di lei verso situazioni che non sono evidentemente state chiarite apertamente tra di loro. Sicuramente andranno chiarite per rasserenare non solo gli animi, ma anche l'ambiente familiare. Questa cosa che dice è importante, è un po' quella roba che io penso dei genitori separati. Meglio due genitori separati che due che stanno insieme e che litigano sempre, perché poi in casa c'è questo questa confusione, questo caos, questo clima brutto. Quindi sta dicendo una cosa molto importante, che bisogna essere sereni tra i genitori, sennò altrimenti succedono casini a tutta la famiglia, a prescindere anche con i figli. Vista la situazione, suggerisco a Juanito di portare i figli con sé in pizzeria, in modo da aver tempo di parlare con lui. Sparite, che mi rilasso. Io e lei siamo qua. Ah, oh, che bello. È una femmina. Tina avrebbe molto bisogno di una presenza affettuosa di Juanito, sia come donna che come madre, naturalmente. Anche di rilassarsi lei. Tu puoi fare un disegno, tu Christian, ti do un po' di cartoni che li prepari? Li chiudi tutti? Eccoli. Sì. Io accendo il forno. Comincio subito da qua. Quindi è proprio tutto suo la pizzeria. Juanito, il suo lavoro, la sua pizzeria. Si dimostra molto sereno e molto autorevole. Finisce. Bravo! Sono assolutamente bene. Ognuno fa quello che deve fare. Benissimo, vedo che li hai organizzati bene. Possiamo parlare un attimo noi due? Certo. Mi sembra che tu abbia già capito e risolto con te stesso la tua immagine nel contesto familiare, e questo ti dà una sicurezza che i bambini colgono molto. Questa è una cosa molto positiva. Già che Pokémon. Il bambino ha bisogno di certezze, non di alternative. Purtroppo tua moglie non ha questa certezza. È in dubbio se quello che fa lei è giusto o sbagliato. Ed è un discorso molto importante, perché si riflette su di voi come individui, come coppia, ma anche sui figli. Sulla famiglia, sui figli. Io ho imparato che nella vita si impara dai propri errori. Ed è giusto. Però questo fa in modo che lei si senta come abbandonata nel risolvere il suo problema. Quindi ci vorrebbe quella parte quasi di coccola che ti permette di farle arrivare il messaggio che le sei vicino. Ha completamente ragione. Completamente ragione. Provo molto dispiacere per Valentina, sicuramente le sarò sempre vicino, assolutamente. Io pensavo, perché non fai una pizza un po' originale, come puoi farla, per esempio? A forma di cuore. Pizza a cuore. A cuore, bravo Cristian. Una bella pizza a cuore per la mamma. La facciamo, una pizza a cuore? E poi, tu Caterina, che so che sei brava a disegnare, fai un bel disegno per la mamma che lo mettiamo sul cartone, come se fosse... Bello! Bella idea. Eh?
Okay. Ok, benissimo, datevi da fare. Grazie alla pizza! Voilà! Evviva! Ma che meraviglia! Giusto, l'hanno fatto al contrario col cartone, bellissimo! La sorpresa che l'abbiamo fatto, ti farà un bel sorriso e abbraccerà di nuovo i suoi bambini, come se fosse un anno che non li vede. Beh, giusto così, eh! Sorpresa! Ho disegnato il cuore! Bellissimo! Sorpresa! Fantastico, che super pizza! Guarda da questa parte! Amore, lui è dolcissimo, grazie, ecco. Cuccioli! Non mi aspettavo questa sorpresa, mi ha emozionato molto, sono stati proprio carini. Terzo giorno, quindi, istruzioni della nanny, ok? Andando in sereno. Oggi ci occuperemo di spazzar via le ultime nuvole. Oddio mio, Christian, ti stai divertendo? Sì! Quando guardo questa camera mi sento male, Caterina. Vabbè, ma ci stai, i bambini devono giocare. La camera è di tutti e due, ci sono i giochi di tutti e due. E si sistema insieme. E basta. Però questi non li ho messi io qua. Non importa, però sono di tutti i giochi. Ma io non ho messo queste qua. Cose qui. Ma ehi, stai calma. Non allora, reagire, ragazzi, Caterina. Vedo con piacere che avete deciso di mettere a posto questo. Con molto piacere. La prima cosa da fare è decidere qual è il posto dei giochi di uno e il posto dei giochi dell'altro. Perché ognuno di voi ha delle cose a cui tiene in modo particolare e dovete avere il vostro spazio. Qual è il posto per la roba di Caterina? Perché lì vicino c'è il tuo mobiletto. Allora, okay. Il posto di Caterina è lì. È lì. E il posto di Christian dov'è? Questo qui era qua dentro. Questo qua era lì dentro nell'armadio. Allora, il tuo posto è nell'armadio e in quel baule lì. Okay. Benissimo, allora mi aspetto che voi riorganizzate questi spazi assolutamente bene. Questa qui. Vabbè, adesso stanno ascoltando, dai. I pennarelli tutti insieme. Il mio suggerimento di riordinare la cameretta secondo ci sta. Le diverse priorità dei bambini, spero che aiuti ad instaurare un vero rispetto fra i fratelli. Giusto. Avete fame, bimbi? Sì. Cosa mangiamo? Seguiamo le indicazioni del menù della Super Nanny. Il pesce con le carotine e voilà. Con un pochino di patate al forno. Wow, che meraviglia. Sei felice? Io sono felice, sì, c'è anche tutto in ordine. Hai visto? Ah, ma sai, ieri sera mio amico mi ha mandato il messaggio. Mi avrebbe invitato 4 giorni in Sardegna in moto. Che cosa hai risposto? Di sì. Se, se organizzerete altro, che magari. Ma non. A potere. No. Volentieri. Mi piace passare del tempo con mia moglie. Ci siamo sempre coccolati e viziati e forse un po' manca, ricominceremo a farlo. Cioè, bello, se riuscite a farlo insieme, bello. Io mi vado dai nonni qualche giorno, ci può anche stare questa cosa, eh. Può andarsi a apparecchiare la tavola in modo carino, visto che ci siete tutti. Ok, lei cucinare. Bimbi, apparecchiamo la tavola. Cosa manca? L'acqua. Piano. Addirittura con le candele. Bellissimi quadretto da fotografare. Così le vediamo raramente. Pronti? Ah? Facciamogliela subito. Grazie a Christian. Perché è difficile che un bambino si adegui. È vero, eh. È bravissimo lui, è bravissimo. E quindi è giusto dargli un suo. Il suo valore. Il suo valore. Tutti prendono tutto. Almeno un cucchiaio. Un cucchiaio di tutto. L'unica cosa che non mi piace sono le carote cotte. Ah, ecco. Però devi fare un cucchiaio. Un cucchiaio di tutto. E poi soprattutto. Soprattutto c'è qualcosa di strano. C'è la televisione spenta. Giusto, importantissimo. Per me è fondamentale. La televisione è sempre spenta. Come non si dovrebbero dare i cartoni animati. Ma ci lavoreremo anche in questa cosa. Ogni tanto ci tocca dargli a fine pasto. Cioè no, ogni tanto dobbiamo dargli anche durante il pasto, sennò va il pazzo. Ma ci stiamo lavorando. È stato bravo tuo fratello a leggerti la storia? Sì. Brindisi. Alla speranza di riuscire a mettere in pratica i consigli della Super Nanny, giusto? A questo punto voi due adulti potreste andare a farvi un bel giro per conto vostro, magari col cane. Bellissima idea. E loro stanno a casa soli? Vabbè, due grandi ci può stare.
Ascolta mamma, visto che sei venuta. Ah, è venuta la nonna. Fare una passeggiata con Xina. Va bene? Va bene. Ho lasciato, ok, ci sta. In cucina l'acqua, la frutta è nella fruttiera. Siccome stiamo cercando di non fargli mangiare troppe schifezze, quindi dobbiamo meglio dare la solo frutta. La frutta. Ok. Fate i bravi con la nonna. Ascolta. Eccola. Figurati il crodino. Non è per bambini questo qua. Ma invece lo bevo quasi sempre. E niente, è riuscito ad averlo. Forse non te l'ha detto, ma adesso prima fagliele bere. Spuntino, pomerello. Lui è bravo con le regole. Frutta. Però non fa, non va bene. Non l'ho letto purtroppo. Basta adesso, Cato, per favore. Questa è roba tua, tieni di qua. Però almeno l'ha messa nel bicchiere. Bravissima. Le dico che ho apprezzato moltissimo il modo in cui ha gestito la merenda, ah, perché sì, finalmente vedo due bambini tranquilli, fermi, che fanno merenda. Diciamo che lei deve proprio un po' aiutare Valentina a capire che a volte bisogna essere un po' fermi. Prendere in certo questa, no, ma di signora, questa cosa. Noi serve non, sempre per migliorare. È un percorso che non finisce mai. Siamo tornati. Com'è andata? Bene. Ma passa un cioccolatino. No. C'è il cioccolatino, quello rotondo. Ehi, basta, Cate, basta. Mm. Oh, ma no, no, non con cattiveria. No, appunto, si fa dell'altro. Sul tavolo e stai lì, quando ti passa ci rivediamo. Giusto. Basta. Capriccio lo fa e poi gli passa. Se ti ho detto no, il cioccolatino, basta. Cosa sta succedendo? Caterina vuole il cioccolatino. E gli ho detto di no. No, no, rimani. E allora gli ho detto lì. Stai, quando ti passa, ti passa. Eh sì, è brava. Giusto questa cosa, fai capriccio e poi gli passa. Arrabbiata, stai arrabbiata. Questa è una frigna, Mio figlio ne fa tante. Nel senso che non succede niente. Più crescono, più il capriccio diventa importante. Quando lei capisce che nessuno le dà retta, alla fine smette. Ne lascia correre, molla. Capito? Sì, sì. Vedi, lei adesso deve farsi adesso vedere. Adesso lei continua, sì. La ignoro. Che sì, sì. Mamma, ma come sei bravo tu! Migliore. Assolutamente. Cri, giochiamo un po' con la tua bella pista? Sì. La bambina deve imparare a gestirsi questa emozione negativa da sola, fino a capire che è assolutamente inutile. Tra me e me dico che tieni duro, non demordere. Ah, vedi? Arriva adesso a giocare? Ha capito che forse non ha senso piangere? E alla fine si è sentita messa in disparte e ha dovuto recuperare e ha voluto iniziare a giocare con noi. Vabbè, ma è normale, la bambina, 5 anni. Guarda mamma, cosa fai? Ignorarla funziona, assolutamente. Mi sono accorta di aver cambiato atteggiamento, probabilmente in me sta cambiando qualcosa, questi giorni mi sono davvero serviti proprio per migliorarmi, ho più consapevolezza in quello che faccio anche nei loro confronti. Che bello, mi sembra vero di essere servita. Sono molto contenta di vedere che la colazione sta andando molto bene. E soprattutto di vedere che il mio consiglio a Juanito di dare a sua moglie un po' di coccole sia effettivamente andato a buon fine. Sì, serve molto nella coppia. Va bene. All'inizio tu mi hai detto probabilmente non sono una brava madre. E non preoccuparti. Occupati della cosa, tu sei una brava madre, tu hai tante buone qualità, sei una persona positiva e sorridente, devi mettere in luce queste tue qualità. In questi pochissimi giorni già hai cambiato un pochino espressione e modo di fare con loro. Sì, questo l'abbiamo visto anche noi, eh? Questa paura di vivere bene. Ti spetta perché te lo meriti. Okay. E fatti coccolare un po' ecco, di più. Ecco, quello... E prenditi del tempo per te, se riesci. Mi sembra che siamo riusciti a mettere in luce il vostro valore come famiglia. Ho visto che a poco vi guardavate in faccia l'uno con l'altro, quasi a sostenervi in questo lavoro. Come deve essere. È una cosa che mi ha fatto molto piacere. Andate avanti a esercitarlo perché ne siete capaci. Allora,
Adesso io vi devo solo ringraziare di avermi pazientemente ascoltato. Spero proprio di esservi stata utile e soprattutto sono stata molto contenta di incontrarvi perché siete una bellissima famiglia. Grazie mille, il piacere nostro. Ciao. Grazie. Che bello. Adesso io me li porto a casa. Hanno fatto i disegni per la tata, per la nanny, scusate, la nanny. Sì. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Arrivederci, ciao. Ragazzi. Ciao. Ciao, ciao, arrivederci. Valentina. Arriverà il messaggio. Caterina e Christian. È la super nanny. Arrivando a casa vostra, ho visto sulla parete del vostro soggiorno la scritta «Il mondo è un libro e chi non viaggia legge una sola pagina». E mentre questo mondo ci gira intorno, ci siamo letti insieme una pagina. Ma piccolo sta per piangere. Zitta. Le prime righe erano quasi note stonate e certamente non d'accordo sulla stessa musica. E sono arrivata io ed ho sorriso a questa musica cercando in qualche modo di mettere i suoni in ordine. Sorpresa. Mi sembra proprio di esserci riuscita, naturalmente col vostro aiuto, senza dimenticare quello della bellissima Xina. Siete quattro belle persone. Difficile un cane grande così in casa, però vabbè, loro hanno anche il giardino. Calma e sorriso che si sono trasmessi in poco tempo anche a Caterina, la piccola che voleva fare la grande senza esserlo, a Christian che si teneva in disparte ma aveva tanto bisogno di quei sorrisi, a Juanito che ha capito come la sua costanza nel voler condividere il viaggio lo portava a voltare pagine sempre più serene. Tante pagine vi aspettano ancora. Buona lettura. Il mondo è pronto per voi. Con affetto, la vostra Nanny. Bello. Che dire, una puntata semplice. Cioè, abbiamo visto famiglie che avevano problemi molto più gravi, come per esempio la prima, non so se vi ricordate, con le due sorelline. Però anche da queste piccole cose si imparano tanto, almeno io parlo per me, perché poi sono cose che posso applicare con la mia famiglia avendo un bambino, ne arrivandone un altro. A proposito, potrebbe essere l'ultima reaction o la penultima con la panza, perché guardate quanto diventa grande. Adesso assistiamo in diretta alla mia richiesta. Amore, in un secondo, guarda qua. Andiamo da Alice Pizza Pranzo. No, cavolo. Però se l'hai detto in un video sarebbe anche scortese. Vai, vestiti che andiamo. Quindi ragazzi, grazie per aver visto questo video insieme a me. Se mi lasciate un commento, sapete che io apprezzo e li guardo tutti. Sicuramente arriverà un altro episodio perché ce ne sono ancora un po' di Super Nanny. Quando finisco con Super Nanny posso iniziare SOS Data. Vi mando un bacio grande e noi andiamo da Alice Pizza. What up, it's...